La regina fu spinta ad annunciare che Camilla, la duchessa di Cornovaglia, avrebbe assunto il titolo di regina consorte per evitare che il principe Carlo dovesse affrontare seri problemi prima della sua incoronazione, suggerì un autore reale. La regina ha annunciato nell'anniversario della sua ascesa a febbraio che sua nuora Camilla, la duchessa di Cornovaglia, sarebbe stata conosciuta come regina consorte una volta che il principe Carlo fosse diventato re. Clarence House ha detto che nel 2005 Camilla avrebbe assunto il titolo di principessa consorte all'incoronazione del principe di Galles mentre lottava ancora con la sua immagine pubblica dopo il suo matrimonio. L'autore Richard Fitzwilliam ha suggerito che Sua Maestà alla fine decise di annunciare il cambiamento dei piani prima della sua morte per impedire al principe Carlo di dover affrontare problemi per mesi dopo la sua ascesa. Parlando con Royal US, Fitzwilliam ha dichiarato: "Non c'è dubbio che la regina, assicurandosi che sarebbe stata una regina consorte e non una principessa consorte, farlo in una dichiarazione che segna l'anno del giubileo di platino è stato così significativo. È così importante perché questo problema è stato confuso per così tanto tempo. Ciò che era assolutamente necessario era chiarire questo, altrimenti, senza dubbio, quando Carlo salì al trono e fu annunciato allora, si potevano immaginare problemi soprattutto nei mesi a venire prima dell'incoronazione." In una dichiarazione rilasciata in occasione del suo giubileo di platino, la regina ha dichiarato: "E quando, nella pienezza dei tempi, mio figlio Carlo diventerà re, so che darai a lui e a sua moglie, Camilla, lo stesso sostegno che hai dato a me. Ed è mio sincero desiderio che, quando arriverà quel momento, Camilla sarà conosciuta come la regina consorte mentre continua il suo leale servizio." La stessa Camilla ha affermato che la decisione di farla diventare regina consorte è un grande onore. Parlando all'inizio di quest'anno, ha detto: "Non potrebbe essere nient'altro. Ma lo aiuta. Continuerò a tenere il passo con queste cause."